Ciao a tutti e benvenuti nella serie di video con il Canta Tu. Sì, perché questa diventerà una serie. Nello scorso video abbiamo collegato il nostro basso elettrico al Canta Tu. Adesso proviamo a fare stessa cosa, stesso identico principio, ma con un microfono. Questo qui è un microfono professionale comunque, è uno Shure SM58 e non è quello in dotazione col Canta Tu, ma è un microfono professionale che costa sul centinaio di euro. E è un microfono, diciamo, dinamico, mi pare si chiami, un microfono dinamico, uno dei più utilizzati dai cantanti e sui vari palchi. Molto spesso abbiamo degli Shure. Questo qui è uno dei tanti modelli. Questo qui, appunto, lo ripeto, SM58, un microfono molto, veramente, da un bel suono, ha un bel suono, quindi lo consiglio a tutti. Però oggi siamo per imbruttirlo questo suono, infatti l'abbiamo collegato sul mio vecchissimo, stravecchissimo e scascissimo Cantatu che, siccome le casse sono andate a quel paese, diciamo che non si ha un suono molto bello, cioè le casse vibrano così come gli pare a loro. E soprattutto se è rotto il tastino del volume, quindi non si può nemmeno regolare, e questo lo devi tenere al massimo per forza. Anche il basso, ho notato facendo vari esperimenti che il basso va tenuto al massimo, perché se si tiene un pochino più basso non suona, cioè non si sente, si sente il rumore delle corde così e basta. E quindi va per forza tenuto tutto al massimo. Il microfono è diverso perché non ha volumi, questo qui ovviamente, perché è uno Shure. Il microfono professionale non ce l'ha i volumi, non è come il microfono tipo quelli più tarocchi, passatemi il termine, che hanno anche on e off qui. Questo qui si mette qua dentro, tac, c'ha lo spinotto qui e si fa come gli pare. Infatti il microfono del Cantatour originale non lo uso più perché è rotto, e perché è rotto vi chiederete voi perché. Perché siccome non ha, diciamo, uno spinotto come questo, che te dici lo tolgo così e c'ho l'altro spinotto, non è così che funziona, capito? Il microfono originale del Cantatu è un pezzo unico, quindi una volta che si rompe il filo si rompe tutto il microfono e devi buttare via tutto. Invece questo qui, se si rompe il filo per qualsiasi motivo, puoi prendere un altro cavo e il microfono però ti rimane. Ok, quindi è tutta una cosa più differente. Poi anche il peso, pesa molto di più questo qui. Bene, andiamo a sentire qualcosa. Provo a fare beatbox e provo anche a parlarci sopra. Prima ci faccio un po' di beatbox e poi ci parliamo sopra. C'è troppo eco, quindi non si capisce nulla di quello che ho fatto. Proviamo adesso a parlarci. A parlarci da cosa non è indifferente, prende 5 lettere no e 3 sì, quindi fa letteralmente schifo. Fa di continuo, fa di continuo questa cosa qua. Quindi niente, fa schifo letteralmente e fa schifo, non lo posso sentire. Ci vediamo con un prossimo video di questa serie, probabilmente. Ciao a tutti!